Buongiorno alla Sicilia Way, oggi dalla Capitaneria di Porto con l'ammiraglio De Michele per parlare della conclusione dell'operazione Mare Sicuro e sapere quali sono i dati di quest'ultima stagione. Beh, in effetti Mare Sicuro è un'attività che non si conclude mai, perché in qualche modo sta proseguendo ovviamente con caratteristiche differenti. La chiusura può essere diciamo un po' connessa con l'attività prettamente operativa, nel senso che nel periodo tipicamente balneare le autorità marittime d'Italia, quindi anche Catania, concentrano gli sforzi a tutela della sicurezza della balneazione, delle attività che in estate connotano le nostre coste. È stata un'attività importante, ovviamente, una direzione marittima come quella catanese che abbraccia tutta la Sicilia orientale e che ha comportato un'intensa attività di salvataggio e di soccorso, circa 300 persone soccorse, di cui 92 in pericolo imminente di perdersi in mare. Quindi un'attività assolutamente importante. Accanto a questo ovviamente l'attività di verifica e di controllo che ha portato a circa 750 sanzioni amministrative e a 34 denunce penali, quindi un'attività di tutto rispetto, però con un trend positivo, nel senso che ogni anno possiamo osservare che gli illeciti sono in netta diminuzione statistica rispetto all'anno scorso, nonostante i controlli siano aumentati. Abbiamo registrato un calo di infrazioni. Questo per quanto riguarda l'operazione in mare, quindi nella stagione balneare, ma la vostra attività continua anche nel periodo invernale con le scuole. Sì, appunto, stavo dicendo che nell'effetti operazione Mare Sicuro non si conclude mai, perché con l'arrivo, diciamo, dell'inverno in qualche modo prosegue con un'attività, come dire, di diffusione di notizie e di sensibilizzazione negli ambiti scolastici, perché noi pensiamo che la prevenzione sia la cura migliore per questo tipo di problematiche. I target sono di anno in anno dimensionati rispetto alle problematiche che segnaliamo. Qualche anno fa eravamo più orientati su un target di bambini, quindi il nostro sforzo era soprattutto sulle scuole elementari per diffondere, come dire, gli elementi essenziali della sicurezza in mare. Abbiamo visto però che purtroppo gli incidenti ci spingono a estendere questa sensibilizzazione, non escludendo le classi elementari, siamo più orientati su un target di età maggiore. Quindi adesso andrete sulle scuole medie e superiori oppure? Andremo sulle scuole medie e sulle scuole superiori, abbiamo già delle convenzioni con i provveditorati, perché ovviamente non mi riferisco solo a Catania ma a tutta la direzione marittima. Abbiamo un'intensa attività, l'anno scorso abbiamo contattato circa 650 scuole, quindi immaginate il numero, con la diffusione di depliant semplicissimi di facile lettura che però riportano gli elementi essenziali sulla sicurezza in mare. Il mare è un elemento molto bello, però è anche un elemento pericoloso se non è affrontato con le dovute, fra virgolette, paure. E questo ci porta a un argomento particolarmente pressante anche in questo periodo, quello dei barconi dei migranti. Ma quella è un'attività ovviamente importantissima per la Guardia Costiera e che richiede continui sforzi operativi. Gli ultimi due, ne hanno parlato anche le cronache, sono stati due episodi assolutamente encomiabili per i nostri comandi di Siracusa, di Porto Varo e di Pozzallo, coordinate sempre dalla direzione marittima di Catania, che ha consentito di porre in salvo nel primo caso circa 70 egiziani, nel secondo caso circa un centinaio di migranti provenienti da altre coste settentrionali dell'Africa. Faccio notare che ovviamente in questo caso ci troviamo proprio davanti a un fenomeno di migrazione di popoli, per così dire, perché anche in questo caso erano presenti delle donne,
qualcuno anche in difficoltà perché è stato interessante, qualcuno anche con delle fratture, quindi ha comportato quindi anche una sinergia con gli aspetti e le strutture sanitarie, ma anche in questo le capitanerie svolgono un ruolo fondamentale di vigilanza in mare e come sapete in mare per noi tutti gli uomini sono uguali.